Buonasera, ciao a tutti, ciao Davi. No, la festa non è qui, quindi vabbè, vai da un'altra parte che ti devo dire. Hello, hello. Sei rimasto lo stesso, dai, va bene. Non mi piace, neanche a me piacciono le feste. Neanche a me. Ovviamente mi viene la sete quando finisce il countdown e non prima. Allora, ho ancora il microfono con i settaggi tutti a caso, quindi non ho idea di come si senta. A quanto pare la live fatta da Cagliari si sentiva meglio rispetto alle mie live normali. Incredibile. E niente, siamo di nuovo qui. Ho provato a rimettere la luce viola perché adesso ho la striscia di LED nella scrivania e quindi ho un po' più di luce, naturale, bianca, da davanti. Me la potrei mettere anche un po', posso aumentare la luminosità, fare tutte queste cagate. Tra cui ad esempio mettermela un po' più calda. Tipo essere fuori fuoco, ad esempio. Fotocamera di merda. No, allora, si sente bene. Quello assolutamente si sente bene. Però ci ho fatto caso anch'io. Devo trovare un equilibrio con il gain, perché mi sembra a volte di essere come se fosse un po' rumoroso, tutto un po' rumoroso. Ora devo trovare invece la luce giusta. Così potrebbe andare. Devo trovare un po' una via di mezzo tra il gain, il mio tono di voce. Boh, devo semplicemente capire qual è la situazione. E niente, per il resto, da post. Allora, perché non sto giocando ad Affaira? Ah, oppure fregate, sì, però secondo me è proprio una giustatina di poco. Cioè, è per giocare e sperimentare. Io che mi tiro dietro dei capelli che non ho. Perché non sto giocando ad Hi-Fi Rush? Perché io l'ho iniziato appunto quando ero a Cagliari, per i fatti miei. Ho fatto il primo livello essenzialmente, ci ho giocato un'oretta e qualcosa. Avevo detto che ci avrei giocato in live, poi però mi sono detto, da quando è uscito a oggi, avrò visto almeno 6 live di gente che fa l'inizio di Hi-Fi Rush. E mi sono detto, voglio fare di nuovo per la settima volta l'inizio di Hi-Fi Rush in live. E poi mi sono detto di no. Quindi una volta che mi sono detto di no, ho pensato, o mi rifaccio il primo livello per i fatti miei, però poi che faccio la serie senza il primo livello? Bella merda. E quindi mi sono risposto ancora. Ho detto, facciamo aspettare qualche giorno. Andiamo un po' avanti. Se mi torna la voglia di giocarci, lo riprendiamo qua in live. Altrimenti mi basta l'esperienza che mi sono fatto. E ciao Stefano, come la va? Sto qui a lurcare mentre guardo i LEC, che immagino siano i League European Championship. O la L sta per... Ah, la L sta per League of Legends. Ok, proprio preciso, preciso. No, allora, vabbè, dovrei rifarmi un livello, cioè un'ora di gioco, non dovrei rifarmi mezzo gioco. Però mi dispiacerebbe giocarlo in live e non avere tutto quanto, cioè perdermi quell'ora di live nella serie dei video, capito? Quindi, sì, è vero che comunque un'ora, però se l'hai già fatto, salti i dialoghi, chi se ne frega, probabilmente ci metterei anche di meno. Vabbè, però quindi ho pensato che la cosa migliore è magari aspettare un po' di giorni, magari la prossima settimana. Ah no, la prossima settimana c'è Sanremo. Prossima settimana mi sa che c'è Sanremo e quindi probabilmente le live skippano. Ah no, dal 7 all'11, ok, quindi è quella dopo. Ah, ma questo è gennaio. Ok, no, la prossima settimana è Sanremo. E siccome c'è Sanremo, probabilmente non ci saranno live quella settimana perché lo devo guardare con degli amici. E quindi vabbè, ci facciamo. Tanto è anche la settimana che devo dare l'esame.
Quindi, vabbè. Vabbè, vediamo come va. Magari una live riesco. Magari faccio live la mattina. Potrei fare. Vabbè, chi se ne frega. Poi vado su YouTube editato ieri. Guarda, già ci ho provato io a editare roba. Ho anche proposto a lui di editare roba. Sì, anche proposto a lui di editare roba. È sempre andata male. Purtroppo fare gli hai. Tu devi darmi. Scaricateli i video! Sono. Ma te li puoi scaricare, pezzo. Ma a parte ieri, non sto parlando del TikTok dell'altro giorno. Sto parlando in generale. È una rottura di cazzo fare gli highlight delle live. Perché ti devi. Cioè, un conto è se c'hai le clip. Ma fare l'edit di una live intera è una rottura di coglioni. Non stavo dicendo che tu non li vuoi fare. Giustamente, quest'anno ho pensato che fosse una buona idea farli lunedì, ma è solo un giorno? I campionati? Cioè, sono già le finali? Comunque, basta che ti scarichi Twitch Licher e ti puoi scaricare tutti i VOD. Cosa vuol dire che te li devo passare io? Io mica registro. Io non le registro le live, sei impazzito. Secondo te mi riempio l'hard disk di live? Ah, dal sabato al lunedì, quindi oggi ci sono le finali. Che merda. Ma poi in Europa. Vabbè. Clippa tutto. Questo è Pokémon, vero? Eh sì, infatti, è Cyrus. E niente, basta. Quindi, se ti vuoi scaricare le live, le clip, fallo. 2 ore e mezzo di clip al giorno. Madonna, che incubo. Che incubo. No, però allora, se tu davvero hai voglia di fare sta cagata di editarmi le cose, visto che tu sei più bravo, tu obiettivamente sei più bravo di me a editare, poi ti spiego come scaricarti tutto quello che ti pare. Va bene? Va bene. Mi scrivi dopo se vuoi. Così hai qualcosa da fare mentre non lavori. E niente, raga. Quindi, dette le cose che devono essere dette, mutandis mutandis, cambiate le cose che devono essere cambiate. Sora! Io non sono Sigma, io sono il signor Sigma, il signor maiale. Cosa, mi sono già dimenticato cosa ho detto. Cosa ho detto? Secondo me ha senso fare una live mensile come tutti gli streamer. Ma tutti gli streamer hanno un editor e soprattutto hanno il pubblico di 1000 spettatori che gli fa le clip di tutto. Ha detto sì, ma sto studente. Sono studente io ancora. Anche se. Ah, vi devo raccontare questa cosa. La posso raccontare perché abbiamo stabilito che è lecito. Non ho truffato lo Stato, quei soldi mi spettano. Che sono questi tag LGBT. Scusa, non lo faccio più, non è competente, ma continuerò a confondersi. Ma va bene, Sora, puoi continuare a confondermi quanto vuoi. Un best of Sigma. Ma allora, io, cioè, ci ho provato varie volte a fare le clip su TikTok, cose del genere. Però, boh, cioè, è la voglia che manca, è la voglia. Però va bene. Cioè, potrei anche piazzare una clip non editata al giorno. Cioè, non me frega niente. Ci vuole pazienza. E soprattutto bisogna anche saperlo fare. Io non sono bravo a editare. Cioè, mi so fare i TikTok di 30 secondi se ho la clip perfetta in cui non devo tagliare niente. Però io non ho mai fatto edit divertenti, cose belle, video, seri. Non ho mai fatto nulla, quindi. Cioè, anche solo registrarsi mentre si gioca e poi editare, è una roba che io non ho mai fatto, quindi boh. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, che vi dovevo raccontare sta cazzata a proposito di soldi. Che l'altro giorno mia madre mi ha detto: ah, controlla il conto, per vedere se tutto a posto, se torna tutto. Tornava tutto. Siccome abbiamo anche un conto intestato a tre, io, mia sorella e mia madre, dove ci abbiamo dovuto mettere tutti i soldi delle cose di mio padre,
vendite, cazzate, diciamo, è un conto di cose i risparmi. La musica mi sta confondendo, è troppo bella. E quindi c'è ok, controllo anche lì per verificare che vada tutto bene. Controllo lì. Andava tutto bene, i soldi erano quelli che dovevano essere, però noto che c'erano 200 euro in più. Allora, background di questa cosa. Io ho preso una pensione di reversibilità per mio padre. Le regole delle pensioni di reversibilità dei figli prevedono che tu ne abbia diritto se sei studente universitario, se sei studente o in generale studente universitario, entro i 26 anni. Io 26 anni li faccio quest'anno, quindi avevo ancora diritto ad averla. Però se sei universitario, perdi il diritto alla pensione quando vai fuori corso. Io nel 2022, o meglio, a fine 2021, sono effettivamente andato fuori corso e quindi la pensione non mi spetta più. Poi qualche mese, e quindi ha smesso di arrivarmi su questo conto. Qualche mese dopo è successo che probabilmente dovevano farmi un rimborso e mi hanno dato di nuovo un mese di pensione. Hanno detto: ah, abbiamo detto, ah, ok, strano, speriamo sia tutto a posto, probabilmente qualche conguaglio, ok. Sta il fatto che poi riapro, appunto, l'altro giorno mia madre mi chiede di guardare il conto e dico: boh, sti 200 euro che venivano dall'INPS, quindi ero sicuro che entrassero su questo. E detto: boh, avranno sbagliato, si saranno resi conto di dovermi ancora dei soldi, che strano. Apro la cosa del conto e c'era scritto 200 euro, decreto aiuti. Ho detto: decreto aiuti? Io non ho fatto richiesta per nulla. Boh, me li avranno mandati per sbaglio perché magari il fatto di non avere più la pensione gli fa pensare che io sia disoccupato, ma io non ho la NASPI, io non ho mai chiesto la disoccupazione perché studio, non ho mai lavorato in vita mia, quindi non devo chiedere la pensione, la disoccupazione, non sono in regime di nulla, sono mantenuto da mia madre che ha una pensione, pure lei, cioè non dovremmo avere diritto a questa cosa. E quindi ho detto: vabbè, facciamo questi soldi, sono qui. Verifichiamo che sia tutto a posto. L'altro giorno, poi, ieri, ne ho parlato con mia sorella e siamo giunti alla conclusione che questi soldi me li hanno dati perché praticamente si basano sul tuo reddito del 2021. Siccome io nel 2021 ero ancora precettore di pensione di reversibilità, all'INPS gli risultava che io avevo un reddito. E siccome il reddito era più basso di, boh, mi pare 35.000, non mi ricordo qual è la cifra, mi hanno dato sti 200 euro. Perché in teoria questi qui li dovevano dare nel 2021. A me per qualche motivo ne sono arrivati a, scusa, nel 2022. E nel 2022 si basavano sui redditi del 2021. Un casino, e quindi niente, 200 euro mi hanno dato sti 200 euro. Dottore, lavoro IMSS, esatto. Va bene, quindi ripeto, tornando al discorso dell'editing delle clip, io non ho mai messo veto sulla possibilità che qualcun altro me le facesse, non l'ho mai chiesto, ma non ho mai detto di non farlo, quindi fate il cazzo che vi pare. No, Reddo è bravo e lo dovrei pagare. Reddo è bravo e lo dovrei pagare, quindi Reddo non sarà preso in considerazione. Poi Reddo si deve fare la maturità, quindi dai. Però adesso giochiamo a Obradin. Obradin che avevo in lista da un po' di tempo. Questo è Bowser di Odyssey. Ah no, è Mario Kart 8. Ce l'avevo in lista un po' di tempo e niente, dovrebbe durare 5-6 ore se non sbaglio. Vediamo. Bradin. 8 ore. 10 ore completionist, vabbè, sono sempre di meno. E quindi ho detto potrebbe essere il gioco da fare questa settimana. Il gioco della settimana. Che lo iniziamo e lo finiamo in questa settimana. Molto semplicemente.
Ritorno dell'Obra Dinn, ma hai giocato al primo gioco Obra Dinn? No. Ma sai che ci ho pensato che potesse esistere? Cos'è? Cioè... Ci ho pensato. Però in realtà, se non ho capito male, l'Obra Dinn è la barca. Però lo scopriremo. Io direi che mettiamo in pausa la musica e il resto scompare. L'internet mi ha detto di giocare con il mouse. Cos'altro c'è? Beh, non lo so. Ah, ed è creato, è stato sviluppato questo nostro bel giochino. Palle. C'ho tutte le cose sbagliate. Ah, ma perché? Chiuditi. Oh. Non ti preoccupare, l'ho visto giocare, ci saranno dei bei momenti di blocco e non sapere cosa fare per mesi. Minchia, addirittura. Da tutti i volumi sfanculati. E non mi faceva uscire dal... Bello quando il gioco non va nel posto che dici in cui dici di andare. Allora, cattura il gioco. Obra Dinn. Se ti dico di andare in game, tu devi andare in game, non devi rimanere in system, gioco di merda. Mi stai già facendo incazzare. Jumpscare che rimane scare. Sei nella linea giusta? Oh, grazie, gentilissimo. Ciao Nalu! Benvenuto qui sul canale, grazie mille del follow, l'ho visto che l'hai messo in... In offline. Benvenuto. Allora, dicevo appunto, creato da Lucas Pop, che è il tipo di Papers, Please. Di nascosto, no, io lo so che l'hai fatto per il... Ah, figo. Per il TikTok. Perché ho visto che i due follow erano uno dopo l'altro. Uscita video, cosa vuol dire? Oddio, che incubo. Devo abbassare un sacco il volume. A metà, direi che a metà va bene. Sensibilità visuale. Perfetta. Oddio, che cosa difficile. Netta o morbida? Oddio. Che gioco è? Allora, questo è Return of the Obra Dinn. Cosa che io so di questo gioco? Zero. So che è dello stile di Gnome, Vanishing of Ethan Carter, tutti quei vari lì. Ossia pseudo esplorativo, un po' punta e clicca, con storie da raccontare. Poco sotto la metà. Questo è quello che ho capito. Però vediamo. È Lucas Pope. Per chi conosce Papers, Please, chi lo sa, potrebbe succedere di tutto. Vedi un po' come ti trovi durante il gameplay. Ok. Io non so davvero niente. Disperso in mare, 1803. Il vascello Obra Dinn. Costruito nel 1796. Londra. 800 tonnellate. 5,5 metri di pescaggio. Capitano R. Witterell. 51 uomini di equipaggio. Ultimo viaggio in Oriente. Mai giunto al capo. Contattare l'ufficio londinese della Compagnia delle Indie per chiedere o fornire informazioni. È un walking simulator, ma dove devi fare robe con il tuo cervello, associare persone, fatti e cose. Madonna quanto sarà difficile. Perfetto. L'onorata Compagnia delle Indie Orientali, destinatari, ispettore capo, assicurazione, risarcimenti, ufficio di Londra. L'Obra Dinn ha fatto ritorno.
Si rechi immediatamente a Falmouth e prepari una perizia approfondita. Gasp. Falmouth, Inghilterra. Company man woke me up. Said you'd need ferry to the Old Bred Inn. Not many eager for that job. Ditemi se volete un altro po' di volume. Seems a bit late if you ask. I didn't. What's in the box? I don't know. I'll hoist it up in a few minutes. Hey! Ow! Carefully. Figo. Poi vedo se spostare la webcam. Magari va più in alto. Dipende se escono le scritte di nuovo. Ah, io non ho visto i comandi, ma immagino che me li dirà quando servono. Va bene? Va bene, ok. Wow. Oddio. 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 Ragazzi, Sea of Thieves, ci facciamo il mare, Sea of Thieves. Ok, passo attraverso le cose. Mi ha detto di fare qualcosa, devo solo entrare. Allora, sto vedendo che in live è molto più bianco. Si vede meno la grana che io vedo sul mio schermo. Mi pare che non ti dica nulla il gioco, controlli i comandi al menu se hai bisogno. Ok, nel dubbio lo faccio. Ok, azione. Apri libro. Ok. Però ancora non mi ha permesso farlo. Chiuso tranne quella. Ah, c'è la X. Prima voglio vedere anche questa porta. Ok, queste sono le due cabine. Oh, beh, che dire. Bro, tutto a posto? Salve, sì, cazzo. Non ci avevo fatto caso. Come sta la sua testa? Allora, nessuno si è mai lamentato. Ho capito che è pesante. No, no, scendi. Per cortesia, può riscendere, grazie. Perché praticamente se ti avvicini lui mette la mano e poi però non la prende se non premi il tasto azione. Ah, ecco il libro. Un libro. Il ritorno della Obra Dinn. Una storia di avventura e tragedia. Dimmi che non... Momento mortem. Ah, sì. È una bussola della morte? Fuck. Allora, volevo tornare all'inizio. Prefazio, ci la già in bocca. Confido che tu sia a bordo dell'Obra Dinn. Attendevo l'arrivo di questo giorno e ho ogni intenzione di raccontare la strana storia della nave nelle pagine di questo libro. Purtroppo la salute mi ha concesso di produrre soltanto il breve resoconto che ti appresti a leggere. La tua presenza sull'Obra Dinn è cruciale. A te lascio la scoperta della sua sorte e il completamento del libro. Ah, figo! Il completamento del libro che stringi tra le mani. Proverai forse sconcerto nella lettura delle prossime pagine.
Capirai tutto a suo tempo. Usare l'orologio da tasca per determinare l'identità e sorte di tutte le persone a bordo della nave. Completa tutti i capitoli e spedisci il libro all'ufficio degli affari francesi in Marocco. Non ti ho dato sapere i contenuti del capitolo del patto. Conosco i dettagli che discute, ma ho deciso di tenerli privati. Per ora. Harry Evans. Ok. La nave. Tratto Atlantico della rotta delle Indie. Azzorre, pianta a bordo della scrivania del capitano, equipaggio, passaggio di tribordo, registro di equipaggio e passeggeri. Oh, Formosa, India, Svezia, Galles, Islanda o Irlanda, non lo so, forse Islanda, oh, no, Irlanda, Inghilterra, Persia, Scozia, Cina. La vita a bordo dell'Obradin. Un carico mal assicurato. Ok. Sono molto molto confuso. Non ho ben capito come funziona la storia di usare l'orologio. Però qua ci abbiamo un tizio. Come scusa? Lest we break it down and take more than those shells. You bastards may take exactly what I give you. No! Ma che figata è! E quindi? E no, non io, cioè io morto. Ok, quindi questo era uno. Oddio, 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 oddio. Allora, questo è il capitano, però non sappiamo com'è morto. Devo capire chi è lui. Ma come faccio a capire chi è lui? Oh, che figo! Che figo! Oddio! Ah, vediamo un attimo il capitano. Capitano, c'hai... No! No, no, no. Oddio. Aspetta, però ora me lo dirà. No? Ok. Ok, quindi non è che devo capire le cose mentre sono lì. Ok, ho il tempo di capirle le cose. Ok. Va bene, ok, ho capito. Chi è questa persona? Come è morta? E posso rivedere i ricordi. Aggiungi il segnalibro a tutti i ricordi in cui appare per esaminare. Usa i pulsanti della parte superiore della pagina. Ok. Spaziale. Vabbè. Erano presenti altre tre persone.
Quindi questo è il capitano. Perché questo è il tipo che aveva a fianco. Ti dà giusto un'infarinata. Inizia allora, inizia l'investigazione. Sì. Questo è il tipo che aveva a fianco quando l'hanno sparato. E quindi questo qui è quello a fianco è il capitano. No? Lui è il capitano. Ah, ma perché lì devo scrivere la sorte. Ok, non devo. No, perché invece prima. Ok, sorte ignota. Però ho riconosciuto che è lui. E allora io mi chiedo. Non hai informazione? Ok. Attendi ulteriori indizi. Va bene, va bene. Perché non si sta chiudendo il libro? Ah, perché avevo problemi a tab. Ok. Ok. Oddio, se è ok. No, spaziale. Ah, lì me ne vado al ricordo, ok. Ok. Parte 1 di 4. Qua potenzialmente, ecco, guarda, c'è altra gente. Bel coltellino, ha un coltellino lui. No. Ah sì, in bocca. Gasp. Chissà cosa vorrà fare, probabilmente un mojito, sì. Ok, però in questo ricordo non mi pare che ci sia nient'altro che possa aiutarmi. Posso spiare qua dentro. Niente. Nulla. Ok. Va bene. Ah, qui si è aperta la porta. Ok. Vai. Io pensavo fossero ancora chiuse. Must be in here someplace. They're at the bottom of the sea. That's a lie. Allora. Questo non è il capitano. Oh sì. Ah, è dopo che è morto questo, ok. Ciao Emma, come Ciao va? Elias, tutto bene? Ok, allora, questo è l'aiutante. Ah no, è quello col coltello questo. Tu hai il coltello. E tu sei il capitano? What? Ah no, tu sei l'amichetto. Difficilissima questa cosa. Spero che ora me lo spieghi perché è difficilissimo. Ciao Elias, come va? Chi è questa persona? Com'è morta? Dove sono? Devo essere qui da qualche parte in fondo al mare. Cadavere era all'interno. Quest'uomo. Il volto di questa persona è oscurato nelle pagine del libro. Ciò significa che non dispone di informazioni sufficienti a determinarne l'identità. La sua sorte, però, può essere scoperta e puoi inserirla ora. Ciao, Sirius!
Buonasera, buonasera. Cercare di attribuire un nome a un volto oscurato avrebbe poco senso. Continua e fai attenzione. I volti verranno rivelati quando entrerai in possesso delle informazioni necessarie a identificarli. Quest'uomo. Ok, quindi ad esempio io posso fare qui che quest'uomo è stato sparato. Ucciso. Sparo. Arma a fuoco. Dal capitano. Giusto. Non c'è altro. Affogato, arso, caduto. Piu, 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 piu. Invece questa persona, me lo sono già dimenticato, è stato accoltellato, giusto? È decisamente stato accoltellato. Ucciso a coltello. Da un assalitore sconosciuto. O è il capitano? Lui è il capitano, vediamo se me lo fa. Ok, sì, lui è il capitano, perfetto. Quindi, quest'uomo è stato ucciso dal capitano. Chi sei tu? Ah, questo è il tipo di sopra. È il tipo che stava facendo il giro, ok. Il tipo che stava facendo il giro e ora vuoi vedere che ammazza il capitano. Tutto ok, molta stanchezza. Settimana scorsa un po' pesantina, però tutto sommato sono riuscito a festeggiare i 30! Ma tanti auguris! Tu come stai? Bene, bene, sto studiando. Sto ancora studiando. A febbraio ho un esame abbastanza difficile. Spero vada bene. Il tipo del mojito, sì. Che si è fatto tutto sto giro e qua si è lanciato. Hai capito? Comunque in effetti il mojito è buono. Il mojito è buono. Ok, direi che non sappiamo altro. Lupin pelato. Sì. Lui. Direi che possiamo uscire al ricordo. Non mi pare che sappiamo altro in questo momento. Probabilmente quel tipo ammazza il capitano. Presumo. Cos'è quello? Tu immagino sia il capitano. Ah, è la stella polare, ok. Allora, questo è il capitano che è stato accoltellato. Però questo è il tipo del coltello che è stato colpito da un bastone. Qualcun altro che fa il mojito qui su? No? E la porta è chiusa, quindi vuol dire che devo vedere qualcosa di specifico. Neanch'io avevo idea. Neanch'io avevo idea. Non avevo capito nulla. E infatti sono preso benissimo. Però ho paura che sia davvero difficile, come dice Sora. Ok.
Questa persona. Questa persona è morta, ucciso Bastone dal capitano, in teoria. E quindi il capitano non è morto. Era presente un'altra persona. Il capitano ancora non è morto. Ti ho un po' influenzato, però magari tu hai il QI a 200 e ci riesci a first try. Vediamo, non lo so. Per ora credo di star seguendo. Però chi lo sa, magari invece no. Quindi il capitano non è morto. Lui l'ha colpito, lui è morto per forza. Lui è morto, lui è morto. Ok, l'unica cosa è che quello era parte 1 di 4, se non sbaglio, e quindi dovrei trovare un'altra persona. Io mi aspettavo di trovare un quarto. Però aspetta. Ok. 10 e 10. Sì, ho proprio appena iniziato, quindi ci sta che sia il tutorial. 10 e 15. Ah, eccolo. Ok, 10 e 20, perfetto. Ho iniziato da 20 minuti, quindi. Abigail. Ok, oddio, ma devo prendere appunti, raga. Allora. Apri il libro, mentre esami una volta. Oh, ok, perfetto. Allora. Io solo guardando il gameplay li prendevo pure. Mi sa. Sì, mi stavo. Ero così perché ho detto, ok, questa cosa me la devo ricordare. Me la devo ricordare per forza. Quindi, lui si è suicidato. Quindi lei è Abigail, immagino. E sappiamo che... Ok, allora. Abigail. Ce l'abbiamo, eccolo, eccola. L'ho vista. Abigail Hoskut-Witterel. Passeggero. Però sarà il nome, infatti. Witterel. Oskut, ok. Ok. Il primo tipo sparato è quello Oskut. Lui. Il volto di questa persona non è più oscurato, quindi puoi identificarla. Usa il libro e l'orologio della tasca per ottenere informazioni sufficienti. Rivisita i ricordi sulla nave usando l'orologio della tasca per studiare rapporti a polizia e attività. Confronta le mappe del libro e registra l'equipaggio di disegni e l'illustratore con le singole conversazioni per ottenere indizi sul nome, rapporti e apparizioni. La nave è salvata all'Inghilterra con 60 persone a bordo. Determinare l'identità e la sorte di tutti non sarà facile. Le informazioni decisive sono una rarità. Dovrei formulare delle ipotesi basandoti su informazioni incomplete. Alcune identità possono essere scoperte solo per esclusione. Buona fortuna. Potrebbe essere corretto o errato. Le sorti vengono convalidate in gruppi di 3. Identifica correttamente almeno 3 persone e le loro sorti per vedere le informazioni scritte sul libro. Ok. Ok. Allora.
Lui si è suicidato. Anche il gioco in bocca è staccato. Lui è morto. Abigail è addormentata. Oddio, non è detto che sia lei Abigail. Perché ok che l'ha detto. Ok che gliel'ha detto a fianco, però magari l'ha detto tipo preghiera. Però no, se era a bordo. Nessun altro era presente. Il capitano Witterell. Scusami. No. Capitano Witterell. Suicidio. Pistola. Ok. Quindi ora abbiamo due destini. Ah, mi ha aperto il cave. Ah no, siamo ancora qui. Okay. Ci mancano i nomi di questi signori. Ci mancano i loro nomi. Ignota. Secondo me tu sei Abigail. Me l'ha fatto mettere. Ok, potevo mettere chiunque. No! Abigail. Io faccio questa prediction. Si sarà svegliata di soprassalto. Probabile. Probabilmente. Loro, boh. Loro non lo so. Ah, ok, va bene. Però posso vedere la lista dei passeggeri, perché quelli lì che sparano mi sembrava gente importante, però vabbè. No, anche William Oscott abbiamo detto che è lui. Puoi fare comunque. No, no, ma comunque non volevo. Ok. Sparo di arma a fuoco Withered. Ok. Ok, direi che torniamo. Magari mi apre la porta. Magari mi apre la porta. Ah, ok. Quattro, nel senso che sono quattro morti. Sì, sono su PC. Sono su PC. Perché un mio amico ce l'ha su Steam. Quindi lo sto usando alla sua libreria. Ok. La porta è chiusa. Ah no, non è chiusa la porta. Ah. Ok, quindi lei non si è manco svegliata. Era già morta! Lei era già morta!
Lui è un prigioniero. Oh fuck. Oh fuck. La sventura. Però scusami. Allora, hai un timer, sì, cioè hai un po' di tempo per guardare, poi ti dice ok, guarda, puoi iniziare a segnarti le cose nel libro, però poi li puoi comunque rivisitare i ricordi, quindi in realtà è un timer un po' farlocco. Ottima guess, ma beh, lui dice Abigail, la faccia è la sua. Primo ricordo. Dieci altre persone erano presenti. Un sacco di gente. Però io non conosco nessuno di loro. Però lei è Abigail. Boh. Schiacciata. No. Ah, possono essere anche vivi. Sì, ok, adesso lo vedo. Lei è stata uccisa. Non so come definirlo. What? Che cazzo ho fatto? Puoi andare nei ricordi dei ricordi? Gesù Cristo in croce, sto qua. Dopo, no, troppe cose. Qua si è entrato in un altro capitolo. Sì. Allora, però io volevo. Che schifo le moschine. Io avevo. Sì, esatto. Abigail. Lei me l'ha indicata con la stessa. Sì. Ed è sicuramente lei, Abigail. Perché nel suo ricordo. Nel suo ricordo, che è qua. Lei dice: voglio mio marito. Ah no, però dov'è il capitano? Ah, sì, lei è... No? Martin, dov'è il capitano? Sì! E in effetti lei potrebbe essere...
No, 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 è giusto. Perché il marito era lui. Sì, il capitano è suo marito. E Oscut era il fratello. Ok. Però dicevamo, lei... come... boh, dilaniata? No. Come si definisce la sua morte? Decapitata? Divorata? No. Schiacciata? Boh, sartiame? Lo considera sartiame? Sì, lo considera sartiame. Nonostante sia un albero, le sartie sono un'altra cosa, ma vabbè. Ah, ok, figo. Figa sta cosa. Ok. Ci siamo. Quindi lei era già un cadavere quando era qui. Cioè nella sua morte era già morta lei. Com'è possibile? Continuo a non capire cosa sia quello. Vabbè. Continuiamo a seguire i consigli del gioco. Gesù Cristo in croce, cosa hai da dirci? Abraham Lincoln. Sto qua potrei fare una guess razzista e dire siccome c'ho il puntino in testa potrebbe essere indiano, però vorrei non farla. Questo è un colonnello. Era proprio quello che mi aspettavo di sentire oggi. Parte 7. Allora, questa persona è morta stritolata da una bestia. Però io questa persona non so chi sia. Qua c'è tanta gente, sì. Sono almeno 10. Oh!
E lui è il tipo. Madonna. Questo è quello. Qua c'è una bestia. La porta! La porta! Porta la porta! Posso andare sul Kraken? No. Posso andare sotto coperta? Potrò andare sotto coperta tra poco. Quello che cerchi anche a me nel nostro lavoro impreso in mente. È strano, sì, è molto particolare. Questa persona è morta esplosa. Lancia la polvere. Parte 6, quindi sì. Stiamo tornando indietro. Lo stiamo scoprendo a ritroso. Quindi questo qua è stato preso dal Kraken per sfuggire, per colpire il Kraken, gli ha detto lanciala. Sono disposto a morire esploso. Pur di. Poi il cerchio del grano è stato preso. E poi a lei è caduto l'albero in testa. Il cadavere è stato spostato dopo la morte, vedi. Io immagino che ora mi faccio di nuovo il trigger. No? Ah, però probabilmente mi ha aperto. Mi apre qua. Posso andare giù probabilmente adesso. Dai, per forza, ora posso andare giù. Infatti. L'ho visto il tipo, che prima voglio vedere altro. È sempre una delusione non avere il trigger ogni volta. Eh sì, perché dici almeno il gioco mi porta avanti da solo. Invece no, mi devo impegnare, che palle. Ciao bro. Cazzo, cosa gli è caduto in testa? Cosa è successo? C'è il cannone. Che ansia. Mamma mia. Mamma mia. Schiacciato dal cannone. Porca puttana. Yes. Ok, quindi il trigger te lo fa se nel ricordo c'è già un morto. Ha senso. Questo gioco dopo che scopri ogni morte.
Devo cambiarmi le cuffiette. Stanno rompendo. Fuck. Tu che cazzo te... Questo è stato decapitato. Oh no, questo è stato decapitato. Oddio! Oddio! The Fuse! Questo lo conosciamo! No, no, non lo conosciamo. Sì! Lui! Loro sì! Lui lo conosco! Quindi anche lui è l'amico, sì! E tu sei Gesù Cristo. No, lui è il cerchino del grande. Cazzo è. Loro due li conosciamo. Lui, esatto, lui è il mojito. E lui è l'amico dell'altro tipo. Boh, come lo. È il mojito, sì. Ah, sono morte due persone. Ah sì. Ops. Non volevo. Lui è morto esploso. Decapitato vuol dire un'altra cosa. No, aspetta, broski. No, un attimo. Ah, tu sei. Quindi tu sei stato schiacciato dal cannone. Sparato? Sì. Però sparato. Ah, sparo di cannone. Però, boh, secondo me in realtà da nessuno. Da bestia. Eh sì, c'è il Kraken. Da bestia. Da bestia. L'altro morto è lui. No? Chi è l'altro morto? Non capisco. Dov'è l'altro morto? Cioè, quello è un cadavere. O no? Ah, ecco, sì. Difficilissimo da prendere, ma sì, ed era. Ma non è lui! Vabbè, andiamo. E non era lui, infatti. Ma infatti io ora questo lo tolgo perché, boh, non ho neanche capito chi è. Me la devo riguardare quella perché non ho capito.
Dai! Ok, lui è quello morto. Ah, infatti ha sparato. Tu sei morto? No, lui è un altro tio, è una figura del catechismo. Ah, allora stanno facendo i... Ok, morto. Cerchi nel grano. Quindi lui è morto stritolato. Non la figura del catechismo, beh, dai, è palese. È un uomo generico. Questa persona è morta stritolato da bestia. Adesso, questa persona, due ricordi. Come due ricordi? Perché anche qui... È la figura del catechismo. Oh. È la figura del catechismo lui. Sì, è la figura del catechismo. Hai tentato con gli molto potenti, sì. È San Francesco, hai ragione. Però io non ho capito com'è morto. Dov'è la porta? Ah, qua si è aperto qualcosa, ma ho bisogno di un attimo. Ah, io vorrei rivedere il tuo ricordo. Abbiamo detto che lui è un altro. Loro tre erano già qui. E quindi San Francesco... Dov'è San Francesco? È qua in mezzo. Non capisco. Tre. Uno, due, tre. Chi è il quarto? No, tre. Sono gli stessi di prima. L'amico, il mojito e i cerchi nel grano. Qua c'è il tipo che è rimasto schiacciato. Lui. E poi in teoria c'era San Francesco, che era dietro di lui, che teneva il cannone. Quello dietro l'ultimo cannone. Ah, chi l'aveva visto? Ed è San... però è un altro ancora. Questo è un altro ancora, non è San Francesco. Continua a mancarmi San Francesco. Lui l'avevo proprio missato. San Francesco era dietro di lui. E lo possiamo vedere direttamente da qua. Vedi? Qua c'è San Francesco. Qua
qua c'è lui, che ok, me l'ero perso, però non mi aiuta. Che se lo sia preso il Kraken e l'abbia portato fuori? L'unica cosa che mi viene in mente. No, però. Ci sia finito nell'altra stanza. Potrebbe esserci finito nell'altra stanza, per quello non lo vedo. No, in questa modalità non mi fa aprire le porte. Però ho sentito che le porte si sono aperte. Mi ha fatto il suono di porte che si aprono. Quindi vuol dire che qualcosa è successo. Adesso voglio vedere se il tipo è ancora nascosto qui dietro. No. È questa la porta che si è aperta? Mi sa di sì. Però prima voglio vedere qua. Probabilmente queste porte non portano ancora a niente. Infatti. Sicuramente più avanti qua dentro ci sarà gente. Infatti qui è tutto vuoto. Beh, comunque è abbastanza lineare come cosa. Cioè, lui... Ok, devi fare le guess. Però di base non puoi... Cioè, la storia te la fa scoprire abbastanza linearmente. Cioè, ok, ha capitoli... Però ora mi sta facendo trovare tutte le storie di questa cosa qui. Non mi infila altre cose in mezzo. Che è figo. Ok, vediamo lì cosa è successo. Oddio, poi adesso magari invece mi dà una storia completamente diversa, però a occhio. No, no, ma proprio a prescindere dal tirare a indovinare, cioè ora non è che mi fa capitolo 4. Spero di no, perlomeno. Lui è il disegnatore. È il disegnatore, l'illustratore. Qui ancora non era successo niente. San Francesco, che non ho visto dove sei morto. No, la mia professoressa di storia dell'arte, quando nessuno la ascoltava e si incazzava, diceva: San Francesco parlava con gli uccelli. E io con chi sto parlando? Ci sono i... Sì, ma infatti ora ci arriviamo. Prima volevo finire la storia. Però sono varie cose. Cioè finire non la storia, dico finire il capitolo e poi rivedere la gente e dire ok, questo cosa potrebbe fare. È stato stritolato, direi.
Direi che è stato stritolato a bestia. A casa mia questo è stritolato a bestia. Esatto. Immaginavo. Cosa no? Cosa no? Cosa ho fatto? Ho già sbagliato qualcosa? No. Cosa ho sbagliato? Perché no? Dimmi che è San Francesco. No, non può essere San Francesco. Ah, era per la cosa. Scusa, è che ho paura. Tanto be real. Che cringe posare. Così si cade. No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Quindi è lui, questo qua ha iniziato tutto. Ma chi è questo qua? Danese? No cause for trouble, boys. Get in the boat. Before I forget, you killed my brother. What? That was an accident. Blue robes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Nice. Oh, I shouldn't have waited so long. No, don't. Ok. E tu chi sei? Tu non ti conosco. E tu chi sei? Lui è molto sorpreso. Ma chi dei due? In teoria dovrebbe aiutarmi il gioco perché mi segna quando c'è il dialogo. Quando c'è il dialogo, tipo qua. Qua, vedi, mi mette la X se l'ha detto il morto. Io l'ho interpretata così. Ok, quindi da lì posso capire se il danese è il morto oppure chi, oppure l'assassino. Questo è un bastone. Altro, la capretta è sempre qui. Va bene, dai. Questa cosa che ti dà il timer mi fa incazzare perché, cioè, l'ho già capito, voglio andare avanti. Sei proprio uno studente attento. Wow, forse hai davvero il QI a 200. Vediamo, per ora, cioè, ci sono tante cose che ho lasciato indietro, infatti, vedi. Ok, il morto è il danese. Possiamo arrivare ai danesi? Non ci. Danimarca, c'è solo lui. Sì, c'è solo lui. Ed è morto, ucciso da un bastone. Da un assalitore sconosciuto. Mannaggia. Ok, e questa era la fine della sventura. Ok, non mi pare di averti mai visto. Ah, ti ho già visto? Raslinda è lui. Infatti. Tu chi sei? So close but so far away. Addirittura.
tu. Due ricordi. Questa cosa di due ricordi non capisco. Perché me ne segna uno solo? Se è il nemico che ne ho due. Accendi anche tu. Chi sei tu? Oh mio Dio, un tale. Vabbè. Adesso cerchiamo di capire se riusciamo a unire un paio di cose. Cosa vuol dire? Sette anime perdute sono sparite durante gli eventi di questo capitolo. Qui sono elencate le loro sorti. Ok. Infatti quello là, l'uno, io continuo a essere confuso. Stento a ricapitolare e fare le guess. Sì, però allora inizia, no, il capitolo inizia con il danese che dice fatemi salire. Sentivo litigare, sali a bordo. Hai ucciso mio fratello. È stato un incidente, le cime, non è stata colpa sua, ho visto tutto. Poi nel frattempo l'illustratore è stato stritolato dal Kraken. Ok. E subito dopo c'è stato il primo assalto. E questo uomo è stato stritolato da una terribile bestia. Non so cosa si sia aperto adesso, però ci penseremo dopo. Vorrei tornare giù. Non possiamo ispezionare il cadavere della capra, no. Allora. Morte di istruzione terribile di massimo la capra questa. No, ma magari aveva una storia da dirci. Loro potrebbero essere Martin.
ruolo aveva Martin? Cerchiamo Martin. Terzo ufficiale. Io immagino che terzi ufficiali, se lui era il capitano, lui il primo, questi siano importanti, secondo e terzo magari. Lui potrebbe essere Martin. Io voglio provare. Anche se sembra scontato, puoi anche provare a innovare il quarto tizio del capitolo precedente e poi gli altri due di questo capitolo. Ti terrà conferma se sono tutti e tre giusti. Il problema è che, boh, non ho grande idea di chi potrebbero essere quelli. Lui qua spara. Potrebbe essere chiunque. E un conto è fare provare le cose. Qui mi dice cosa fanno tutti. Ok. Responsabile. Sì, 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 certo, certo, quello assolutamente. Procedure, commissario di bordo, chirurgo, vabbè lo sappiamo, carpentiere, timoniere. Così rimani bloccato come visto in basato. Ok, no ma guarda, apprezzo molto gli aiuti sinceramente. Responsabile dei lavori manuali sotto sopra. Probabilmente è un marinaio. Perché era anche sotto coperta. Idem lui. Il fatto è che non saprei neanche. Non saprei neanche che guess fare su di loro. Allora, un attimo, ragioniamo. Ho immaginato che serva per l'esclusione. Allora, Reali di Formosa.
Io qua avevo Formosa come... Ah, vai a capire quali sono i nomi femminili, quali i nomi maschili. Giustizia al mare. Allora, loro probabilmente sono il terzo e il quarto ufficiale. Io me l'attento. Diciamo che loro sono il terzo e il quarto. No, aspetta, aspetta, però un modo di capire ce l'ho. Quando è morta lei, chi era presente? Lui. Quindi lui è Martin, ok, l'ho fatta bene. Loro ci siamo. Loro sappiamo chi sono. Perché sono vestiti uguali. Sono chiaramente loro quattro. Adesso tu. Qua però c'erano tutti. L'assalitore sconosciuto. Chi potrebbe essere l'assalitore sconosciuto? Boh. Chi è sto qua? Un passeggero. Questi io penso siano tutti passeggeri. Questi della foto di sopra. Questi sono tutti passeggeri per forza. No, loro no, loro lavorano. Però loro sono passeggeri. Stanno giocando. In viaggio, esatto. Quindi quest'uomo è un passeggero. Guarda come fa vedere dove stava la gente. Ok, figo. Ma che ci faceva giù? Che ci faceva giù? Quest'uomo sta dietro il terzo ufficiale. Che sia un aiutante. Ha la faccia limpida. Sì, ora ci riprovo. Ora ci riprovo. Vedi, lui ancora non ha la faccia limpida, quindi vuol dire che ci mancano dettagli su di lui. Anche lui. Invece su di lui dovremmo sapere tutto. Allora dopo provo qualcosa. Ok, mi devo ricordare questa cosa delle facce. Su di loro sappiamo tutto addirittura. Questo è un valore di deduzione. Il gioco ti ha fatto scoprire il capitolo alla fine, all'inizio. Penso che adesso puoi anche andare cronologicamente per ricostruire la storia. Sì. Ok, più elevato più sarà difficile.
Comunque dicevo che mi devo ricordare di questa cosa delle facce. Ad esempio lui chi è? Boh. È uno di quelli scomparsi. Lui è un aiutante degli ufficiali. E il fatto... Madonna, sto qua. Chi l'aveva visto? Quindi loro sono artiglieri. Lui è un artigliere. Lui è un artigliere. Fatto che sia vicino a loro. Lui è l'artigliere, secondo me. Perché gli sta dando l'ordine. Ah, che palle, mi sto fissando su sta cosa. Perché il secondo ufficiale non me lo fa? Scusa, è lui. Ah no, raga, mi sono confuso. Io ho messo terzo e quarto, ma me ne mancano due. Mi manca il secondo. Oh fuck. Che tonto. Quindi probabilmente lui è il secondo ufficiale. No, no, lui abbiamo detto che è Martin. Siamo sicuri che è Martin. E lui non sappiamo chi è. E quindi probabilmente lui è l'aiutante di Martin. Proviamo. Allora. Dicevamo. Che ne so, tra poco chiudo comunque. Voglio provare a ripensare a sta cosa. Allora. Vabbè. Lars Linde è stato ucciso con un bastone da un assalitore sconosciuto. Fatemi salire. Erano presentate tre persone. Lui è Mojito, giusto? Edward Spratt è stato stritolato da una terribile bestia. Ok, bisognerebbe... Allora, torniamo a quel ricordo. No, dall'altra parte. Torniamo a quel ricordo lì e vediamo cosa faceva il resto della gente. Questo è San Francesco che beve.
con l'amico suo. Quindi anche lui è un passeggero a sto punto. Però no, perché un passeggero dovrebbe stare in mezzo alla gente in giustizia in mare? Perché un passeggero dovrebbe stare in mezzo alla gente? Oh. Tu sei un ufficiale, abbiamo detto sei Martin, e tu sei l'aiutante. Ok. Tu sei l'aiutante del terzo ufficiale di Martin. Qua c'è un cadavere, c'è un piedino. Sto piedino. Oh! Sto piedino! No, è gente che dorme. Qualcuno di addormentato. Tu ti occupi delle sartie. Probabilmente sei pure marinaio. Sierra Leone o India. Probabilmente India. Sierra Leone è in Africa o in America del Sud. In Africa. È in Africa. E lui però c'ha una specie di turbante. Fare i razzisti qua avrei i vantaggi, sicuramente. Perché comunque qualche personaggio è abbastanza stereotipato. Vabbè, non rischiamo. Dici che lui sia africano? Che sia lui l'africano perché c'ha le cose tribali, i tatuaggi? No. Cioè, oddio, magari sì, ma gli altri sono sbagliati. Persia, gabbiere. Gabbiere cosa voleva dire? I cerchi in grano li hanno anche i vichinghi. Sopra coperta, sartiame alle vele, quindi sì, lui è un gabbiere, perché ora è qui in alto. Perché nella foto è in alto. Qua. Lui è qui, non è sotto coperta. Però i gabbieri... Ah, e a sto punto se abbiamo detto che loro si occupano delle sartie... Vabbè, non andiamo oltre. Però i gabbieri qua... Cerchi in grano gli hanno anche i vichinghi. Ma non credo sia assistente del capitano. No.
Sì, bella sensazione, però un po' random. Comunque non mi ha aiutato a proseguire sugli altri. Lui spara. Però lui abbia... Allora, io... Aspetta. Facciamo... Voglio continuare quel lavoro un attimo, che abbiamo detto. Quanta gente ho qui che il gioco mi dice tu hai abbastanza cose per capire chi è? Ste tipe sono passeggere. Per forza. E saranno donne. Non sono quelle di Formosa. Quindi sono o una o l'altra. Proviamo così. Mi sento di dire che è più probabile che lei è la signorina Jane Birch e lei è Emily Jackson. Abbiamo un signor Jackson tra i passeggeri. No, però abbiamo Nunzio Pasqua, vabbè. Lui sappiamo tutto. È l'assalitore lui? Ma lui non è mojito. Lui è mojito. No, non è mojito. Che cazzo è mojito allora? No, no, non è mojito. Perché di queste persone sappiamo? Dov'era qui? Scusatemi. Ah, che palle, devo fare. O me lo fa. È lui? Ah, è lui! È l'assalitore! Che cazzo è successo? Perché sono tutti selezionati? Vabbè. Posso dirti che ogni capitolo ha dei morti di cui tu vedi flashback e degli scomparsi di cui non vedi nulla. Esatto, sì, quello l'avevo capito. Infatti lui è uno scomparso. L'assalitore è uno scomparso. Tanto che infatti noi lo vediamo qui e poi scompare. Non sappiamo chi sia, cosa faccia. Però il gioco dice che abbiamo i... C'è pure lui. Perché dovremmo sapere chi è? Appare lì. Ma quindi quando alla tipa... Cioè nel ricordo della tipa morta... Potevo vedere altre cose? Loro me li ero persi.
Ah, lui è quello che spara. Sta cercando di sparare il Kraken. Lui tira il morto, ok. Dov'è l'assalitore in tutto questo? Sei tu? No, tu sei Martin. Vedi che... cioè... non è vero che c'è in questo capitolo. E infatti non c'è... Scusa. No, Lu. Non mi ricordo più di chi stavo parlando. Di chi stavo parlando? In cielo addirittura. Ora guardo, non ironicamente, però mi sono già dimenticato di chi stavo parlando. Di lui. Cioè, chi l'ha mai visto questo? Tu non mi ricordo chi eri. Ah, tu sei lui. Tra l'altro tranciato malissimo. Vedi che non c'è quello. Quel tipo qui non c'è. Cioè, non è vero che ha assistito a sta cosa. Dov'è? Se avesse assistito sarebbe qui. Si sarà nascosto. Ma... cioè, a me sembra di aver guardato bene qua. Porte non le posso aprire, quindi non qua non c'è cucù, non è da nessuna parte. Non è lui, però è già qualcuno. Lui è uno di quelli che mi ha detto che potevo saperne. Lui è un gabbiere, probabilmente cinese per razzismo, perché c'ha... sembra avere gli occhi un po' a mandorla. Ed è morto, boh. Probabilmente è morto affogato. Ma comunque non è lui, ancora non è lui. Ancora non ha aiutato sta cosa. Ah no, Stritola lo sta prendendo con il coso, con il... guardalo qua, ecco. No, ma non è lui. O è lui? Sì, è lui. Trovato. Trovato.
Però cosa potrebbe fare? Lui è qua al timone, potrebbe essere timoniere. Probabilmente è lui. Ok. Allora. Lui non mi ricordo dov'era. C'è qua? No. Lui c'è solo in questo ricordo. Madonna, che paura. 3 ricordi. Però non ce le ho 3 sicure. Ne ho solo 2. Devo prima capire lui. Cioè, scusa, ne ho solo una. Ossia lui. Gli altri non ce li ho. Gli altri me li ha già dati. Sì, ho capito che il loop è questo, quindi sì. Allora. Lui è quello che ammazza il tipo. E dice che gli ha ammazzato il fratello. Potrebbe essere un'idea. Vedere gente con lo stesso cognome. Ah, ma mi mette i cosi. Ok. Impossibile. Ah, Peters. Peters, potrebbe essere uno di questi due Peters. Però non sappiamo com'è morto. Perché lui scompare. Non abbiamo altri ricordi suoi. Lui è solo lì. Ah no, c'è anche qui. Ma perché mi dice balle? Perché mi dice bugie il gioco? Se c'ho 2 ricordi. Ah, perché mi fa 2. Ok. Cos'è questo? Ah, ok. Lui muore qui. Ok. Ce lo vediamo. Se sappiamo come muore, poi i tentativi a fare sono 2. Probabilmente muore stritolato. E poi dopo questa chiudiamo. Questo potrebbe essere un ufficiale, eh.
C'ha lo stesso cappello, guarda, guarda, questo è un ufficiale. Quelli sono generici. Oh. Lui beve. Sei tu? No? Non sono proprio generici, però come faccio a individuarli? Certo, certo che so che sono sulla barca, erano quelli sulla barca. Sì, era da questo lato. Quindi sono loro. Tu da dove sei uscito? Non mi ricordo di te. In effetti non c'è nessun altro. Probabilmente sono loro. Tu chi sei? Ok. Ok, quindi tu non sei marinaio ignoto, ma sei gabbiere ignoto comunque. È il Mojito? Ah, sì, lui è il Mojito. Certo, è vero, perché sappiamo che è stato ucciso. Però ancora non abbiamo tutto. Mancano solo loro. Infatti dice che è presente. Senti, ma nel ricordo qua, lui, Lars è morto, lui c'è, lui infatti era il tipo sulla barca. Ecco, anche sto tipo è morto affogato, tu sei morto affogato. Ah no, affogato nel senso che sei caduto in mare. Boh. Sferzata. Ma dai, no, affogato uno può affogare anche senza che te lo faccia qualcuno. No, che ingiustizia. Boh, da bestia. Da bestia, va bene. Però a cosa mi ha caduto? C'è caduto? Ah, fuori bordo, sì. Questo mi fa pensare che Mojito. Lui no, allora scusa, chi era quello appeso qua? Mi era saltato operazione, vedo che gioco ti prende.
Abbastanza. Poi ora è un po' a caso. Lui è Mojito, però ce n'era un altro appeso alle sartie. Vabbè. È molto particolare. È molto particolare. Ora mi sa che devo fare dei tentativi. Ora devo fare dei tentativi. Faccio un po' di prove a caso. Proviamo a fare. Un attimo, un attimo. Lui è Nathan Peters. Chiari motivi. Questa cosa ti, allora. Un po' mi dà fastidio averlo indovinato a caso, però l'ho indovinato a caso con una logica, perché ho detto è uno dei due fratelli. Quindi già sono arrivato a escluderne due. Poi avevo i quattro cinesi per la trama del razzismo e quindi ho detto, beh, senti, io le provo queste cose. Tanto voleva provarle. Ok, non vorrei dire, ma tutti quelli che potevo indovinare, per ora li ho indovinati. Tranne, no, loro due. Loro due non me le ha date giuste, quindi probabilmente sono switchate. Ah no, boh. Perché lui ancora non me l'ha dato giusto. Forse perché non è morto che è caduto fuori bordo. Oh fuck. Oh fuck. Beh, una cosa che potrei fare facilmente è indovinare loro. Fare le permutazioni e indovinarli. Ma non lo farò. Adesso non lo farò. Mi turba lui. Che non sia morto caduto. Che non fosse sulla nave. Non era sulla nave. Lui chiaramente non era sulla nave. Perché sarebbe dovuto salire sulla barca? No, lui non è caduto in mare. Lui non è caduto in mare. Chi è lui?
Le due donzelle non lo sappiamo come sono morte. Allora vi saluto, domani altra alzataccia, va bene Elias. Tanto anch'io sto chiudendo adesso, grazie mille, buonanotte. Ah, ma tu dici che non me le dà giuste perché non so come sono morte, certo. Saprei solo chi sono. Ok, allora no, allora lo teniamo così. Ok. Perché... ok. Allora va bene. Qua teniamo il lato passeggero, allora. Io pensavo che magari non tutti ti chiedesse la cosa. Allora, Martin è giusto, ancora non sappiamo come è morto, gli altri non li conosciamo. Loro sono giusti, lui è giusto. Nathan, vedremo alla prossima cosa. Direi un ottimo progress. Direi un ottimo progress. Sono contento. Salvataggio, cosa mi rappresenta? Sono contento. Sono contento. Sono 60 scomparsi. Sì, ma infatti ho visto che in alcuni ti dice. Cioè, non in alcuni. Che tra le opzioni c'è vivo. Quindi potenzialmente, chi lo sa, chi lo sa. Ok, stavo ricontrollando una cosa, ci sono. Ok, niente, molto figo, molto molto figo. Sono mega curioso di continuare. Allora, io ho giocato 2 ore e ne ho beccati 9, che è circa un sesto. Però secondo me andando avanti poi diventa un po' più rapido. Certe cose secondo me le capisci più velocemente perché hai meno gente da selezionare. Primo impatto molto buono. Vediamo in quante ore riuscirò a finirlo. Io penso di riuscire a farcela. Cioè, ho dovuto un po' ragionare, direi che è molto interessante. Trofirella non ce la fai, dai. Io penso che se su coso, su How Long to Beat hanno messo che mi finisce in 8-10 ore, mi fido abbastanza delle 8-10 ore, dai. D'accordo. È stato molto bello, io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto compagnia. Chiaramente Sora, ti meriti un saluto specifico perché ci sei stato dall'inizio alla fine e mi hai anche aiutato. Apprezzo questo tipo di aiuto. Cioè mi piace chi mi aiuta a ragionare. Ecco, non è stato backseating, mi è piaciuto molto. Penso che... No, non era backseating, non era per niente backseating. Mi hai aiutato a capire le cose che magari sarei stato lì mezz'ora a stare fermo, che un conto è se ci giochi per i cazzi tuoi, però quando ci giochi in live ci sta che ci sia qualcuno che l'aiuto te lo dà. Penso continuerò domani, a meno di catastrofi naturali, penso di continuare domani, solito orario. E niente, grazie mille ancora per la compagnia, non facciamo raid perché siamo soli soletti. Buonanotte perché io ho sonno. Ciao ciao.